un concetto che non riguarda nessuna interazione in particolare, però sicuramente l'ho scritto questo appunto, evidentemente perché l'hai fatto male in qualche interazione. La storia del falso vincolo temporale. Cos'è il falso vincolo temporale? Per esempio, quando approcci una ragazza, lei ti dice che però deve andare, o che magari era di fretta, deve andare da qualche parte, o magari tu l'approcci e comunque capisci che lei è occupata, che deve andare da qualche parte. In quel caso, non arrivare al punto in cui lei ti dice: guarda, devo andare. Oppure magari anche se arrivi al punto in cui lei ti dice che deve andare, magari l'approcci, si ferma, ti risponde bene, però ti dice che comunque deve andare, sta andando a lavoro. Chiedile da che parte stai andando, ti dice sono di là, da quella parte. E poi le fai quello che si chiama falso vincolo temporale. Quindi le dici: ok, guarda, cammino con te giusto un minuto e poi devo tornare indietro e stavo andando a incontrare un mio amico in Piazza Duomo. Quindi questo è il falso vincolo temporale. Te lo ripeto. Ok, guarda, cammino con te giusto un minuto, questo tieni la standard, che poi devo tornare indietro perché stavo andando a fare attività X, quindi rendilo specifico, ok? Perché se le dici soltanto: ok, guarda, cammino con te giusto un minuto, diciamo che suona poco credibile, ok? Rendilo specifico dicendole che poi devi tornare indietro a fare attività X, quindi devo tornare indietro che stavo andando a incontrare un mio amico in Piazza Duomo, che stavo andando a cena, che stavo andando a fare attività X, ok? Quindi rendilo specifico. In questo modo guadagni tempo. Perché poi fondamentalmente lei non si ricorda che l'hai detto e camminavi con lei giusto un minuto, ok? Quindi lei non se lo ricorda. Se fai le cose fatte bene, puoi continuare l'interazione, ok? Perché molte ragazze, appunto, di giorno hanno un obiettivo le ragazze, ok? Quindi se non si fermano, questa è una stronzata che insegnano certe persone in Italia, che se non si ferma, allora è persa. No, questa è una mega stronzata, perché se facessi vedere tutte le ragazze fighe che ho chiuso, che mi sono portato a letto, che non si sono fermate subito, certe persone forse, beh, lasciamo stare. Comunque, è una cosa che, di capire che le ragazze di giorno hanno un obiettivo, quindi stanno andando da qualche parte, quindi se non si fermano, non è perché delle volte magari non sono interessate, ma delle volte magari gli interessi si fermerebbero a parlare, ma non possono. Perché magari devono andare da qualche parte, magari hanno una scadenza, hanno un orario da rispettare. Quindi semplicemente cammini con loro tramite questa cosa qua che appunto si chiama falso vincolo temporale. Ok? Ricordati di non usare la parola ti accompagno. Quindi è proprio di proprio questa frase. Ok, guarda, cammino con te giusto un minuto che poi devo tornare indietro a fare attività X. Ok? Quindi non ti accompagno giusto un minuto, non faccio quattro passi con te, perché queste sono tutte parole che poi sono pesanti. Ok? Perché il ti accompagno adesso implica che devi stare ad accompagnarla. E chissà quanto rimane con me questo qui. Faccio quattro passi con te. Adesso implica che stai lì a fare quattro passi con lei e chissà quanto stai con lei. Ok? Quindi questa cosa mette pressione. Cammino con te. Ok? Quindi questo qua invece è più leggero. È lo stesso discorso lì di prima, riguardo al ti ho vista, mi sembra carino, ho pensato di venire a parlarti, è più leggero. Ho pensato di venire a conoscerti, è più pesante. Quindi stesso discorso. Detto ciò, se vuoi imparare come approcciare con successo nuove ragazze di giorno, come fare per uscirci insieme e soprattutto come fare per andarci a letto, ho un videocorso che si chiama Dall'approccio al sesso, che insegna esattamente tutto dall'approccio al sesso, da un approccio di giorno per strada, non da un approccio in discoteca, non da un approccio in chat, non da un approccio alle tue amiche. Insegna tutto dall'approccio al sesso, da un approccio di giorno per strada. È un videocorso di oltre 30 ore, lo trovi andando su www.approcciala.it oppure cliccando sul link in descrizione. Quindi metti mi piace a questo video, scrivi un commento riguardo a quali argomenti vuoi che vengano trattati nei prossimi video, visto che esce un video tutti i giorni. Condividi questo video con qualcuno che conosci e intanto ci vediamo al prossimo video.